Quando si inizia a registrare una crescita del proprio conto corrente, nasce spontanea la domanda: tolte le spese che si legano alla vita quotidiana e agli sfizi, è possibile impiegare la liquidità depositata in modo da preservarla e farla fruttare nel tempo? La risposta è sì, investendola. Cerchiamo allora di capire meglio quali sono i modi per investire e che cosa questo implichi. La principale ragione per cui risparmiamo è per avere un piccolo bacino di ricchezza dal quale attingere per aiutarci durante i momenti di bisogno e difficoltà o per realizzare sogni e obiettivi personali o familiari. Una cosa però non esclude l'altra. Sebbene avere una disponibilità liquida possa renderci più tranquilli, lasciare completamente disinvestiti i nostri risparmi ci espone al rischio di erosione del capitale. Ovviamente non tutti gli investimenti sono adatti a tutti. Ogni investimento deve essere calato su ognuno di noi e adeguato al nostro stile di vita, all'età anagrafica, agli obiettivi che vogliamo conseguire nel tempo e alla propensione al rischio. Il mercato offre numerosi strumenti al risparmiatore, con caratteristiche e costi diversi in funzione al tipo di intermediazione che si utilizza. La prima risposta alla domanda perché investire è quindi semplice. Investire è il modo migliore per mettere al lavoro i nostri soldi invece di lasciarli dormienti sul conto corrente. La cifra che ogni giorno leggiamo sul nostro conto corrente non è infatti esente da rischi. Il più noto è la perdita di potere d'acquisto del denaro per effetto dell'inflazione. Come calcola l'Istat, nel periodo dal 1960 al 2020, 100.000 euro risparmiati sul conto corrente avrebbero perso, anno dopo anno, potere di acquisto fino a valere meno di 5.000 euro, ovvero una perdita cumulata del 96%. Il secondo vantaggio di investire, soprattutto sul lungo periodo, è la possibilità di farlo impiegando piccole somme di denaro ricorrenti. Si tratta di quella modalità nota come piano di accumulo o PAC. Con questa modalità si riduce il rischio di entrare sul mercato proprio nel momento in cui i prezzi sono sui massimi, beneficiando invece di eventuali ribassi per acquistare a valutazioni più basse. Il terzo motivo di perché investire è il fattore tempo. Prima si investe, meglio è, perché così, col tempo, la capitalizzazione composta lavora per noi, ovvero la capacità di far fruttare interessi su un capitale che ha già incorporato il valore degli interessi maturati in precedenza. Per capire meglio questo passaggio, immaginiamo il nostro patrimonio investito come se fosse una palla di neve che si trova in cima a una discesa innevata. Più rotola, più la neve fresca viene incorporata. Più la massa cresce, più la palla diventa grande. È l'effetto composto. Quarto e ultimo motivo contempla la sfera dell'orizzonte temporale. Avendo a disposizione un orizzonte di lungo periodo, l'investitore ha più tempo a disposizione per affrontare eventuali imprevisti o fluttuazioni dei mercati, che a volte possono anche essere parecchio forti. Più si allunga l'orizzonte temporale, meno si è soggetti alle oscillazioni di mercato o all'emotività di breve termine, perché la tendenza di lungo periodo è indubbiamente orientata alla crescita. Dati alla mano, in 50 anni di storia, i mercati finanziari hanno premiato gli investitori con rialzi che nel caso delle azioni mondiali si sono attestati circa l'8,5% all'anno, nel caso delle obbligazioni poco sotto l'8% annuo. Questo è vero anche in termini di potere di acquisto, cioè depurando questi ritorni dal potere erosivo dell'inflazione. In tal caso le cifre si ridimensionano al 5,5% all'anno per le azioni e poco sotto il 5% all'anno per le obbligazioni. Insomma, restare a guardare e non fare niente ha un suo costo. Il tempo è un grande alleato degli investimenti.